Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Buongiorno carissimi amici, bentrovati in questo sabato di Maria. Chiediamo alla Mamma Celeste che ci aiuti, lei che è la sposa dello Spirito Santo, affinché lo Spirito Santo possa riempire i nostri cuori e prendere dimora. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen. Siamo nel discorso missionario nel Vangelo di Matteo. E Gesù manda i suoi apostoli in missione. Leggevamo ieri, ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Questa frase è molto importante perché Gesù è l'agnello che poi sarà immolato, ma in questa immolazione, in questo offrirsi per amore, prendendo su di sé le miserie, i peccati del mondo, non viene sconfitto, ma è lui il vincitore. Ecco, vi mando come pecore in mezzo a lupi, significa io vi dono di essere agnelli, perché è una cosa troppo grande per le nostre forze riuscire ad esserlo. Io vi faccio dono, se voi scegliete questo dono di averlo, di essere agnelli e quindi vi faccio dono della mia vittoria ed è l'unico modo che può sconfiggere il male e l'odio, quello di essere agnelli. È una cosa grande questa. E poi parla di persecuzioni, sarete condotti davanti ai governatori, ai re, flagellati nelle sinagoghe, sarete odiati da tutti, dai fratelli, dai genitori. Ecco, queste cose come fanno a non spaventare? Ecco, allora il Vangelo di oggi è proprio tutto incentrato sul non abbiate paura. Non abbiate paura. Per ben 3 volte, ecco, dice questo. Ascoltiamo allora dalla voce di Raffaele il Vangelo di oggi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: Un discepolo non è più grande del maestro, né un servo è più grande del suo signore. È sufficiente per il discepolo diventare come il suo maestro e per il servo come il suo signore. Se hanno chiamato Beelzebul il suo padrone di casa, quanto più quelli della sua famiglia. Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce. E quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo. Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri, perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Lode a te, o Cristo. Il Vangelo di oggi inizia dicendo che un discepolo non è più grande del maestro. E quindi cosa vuol dire questo? Che se per Gesù, che è il nostro maestro, è successo quello che ben sappiamo, non possiamo pensare noi di essere più bravi di lui e quindi di evitare quelle persecuzioni che lui ha dovuto incontrare nella sua vita. Addirittura è stato giudicato come un demonio. Ecco, allora questa premessa ci prepara proprio perché certe aspettative che ci portiamo dentro proprio non hanno nessun motivo di esserci. Dobbiamo proprio smantellarle, azzerarle. Anzi, se dobbiamo avere delle aspettative, sono proprio queste, cioè che ci succeda come è successo a Gesù. D'altra parte, se lo amiamo, quando si ama una persona si condivide anche il suo cammino. Ecco, allora poi arrivano questi tre punti: non abbiate paura. Il primo, non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Ecco, quando Gesù manda come pecore in mezzo a lupi, manda proprio se stesso. E se stesso a portare che cosa? L'amore. L'amore del Padre, l'amore per i fratelli. Ma questo amore non è accolto, non è riconosciuto. Rimane nascosto agli occhi del mondo, vedete, è velato. Ecco, però Gesù ci garantisce che non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato. Ma questo lo vediamo già. Guardiamo alla croce, no? In quel momento il mondo che si presenta proprio come lupi che sbranano, ecco, non vede, non riconosce l'amore del Padre, ma senza volerlo provoca, fa sì che questo amore venga allo scoperto nella maniera più potente e pubblica possibile. Quindi è paradossale, ma è proprio così. I nemici non distruggono il lavoro dell'apostolo, del missionario, ma proprio con l'odio, le contrarietà, fanno sì che venga allo scoperto, che esca del tutto, che venga fatto conoscere completamente. Ecco, fa venire fuori l'amore che c'è dentro. Quindi non abbiate paura, cioè, perché il missionario si interroga: ma che senso ha che io faccia questo, che io porti questo messaggio se poi non viene capito? Non preoccuparti. Proprio nel momento in cui non viene capito, avrai modo, per grazia del Padre, dello Spirito Santo, avrai modo di renderlo manifesto nel modo più grande possibile. Ecco, ma questo non è una forza tua, non è una capacità tua, è un dono che se tu vuoi io ti darò. Vi mando come agnelli, ricordiamoci, non è frutto delle nostre capacità, è un dono che Gesù ci chiede: vuoi? Ti faccio questo dono, se tu lo vuoi soltanto, se tu credi in me, se tu ti affidi a me e al Padre. Ecco, poi il secondo, non abbiate paura, è legato: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Quante volte le nostre scelte sono motivate dalla paura? Quando la nostra vita è costruita
su scelte dettate dalle nostre paure, è una morte, non è una vita. Diciamo che una dose di paura è importante averla, ma deve essere qualcosa di limitato. È come avere i freni in macchina, ecco, non puoi non avere i freni in macchina. Però se la macchina ha solo i freni e non ha il motore, a che cosa serve? A niente. E il motore della macchina che cos'è? È la fiducia. E quando tu fai andare il motore, acceleri, naturalmente devi mollare i freni, chiaramente, no? Ecco, allora non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. Ecco, una fonte di paure fondamentale, soprattutto nel mondo, è tutto ciò che riguarda il corpo. Perché per il mondo esiste solo il corpo, non esiste l'anima, non esiste l'eternità. E quindi tutte le preoccupazioni vanno per salvaguardare un corpo che nonostante tutto comunque dovrà morire. Quindi veramente sono paure che rischiano di rendere morta la vita. Perché hai paura di qualcosa che non potrai mai evitare perché prima o poi accadrà. Ecco, quindi Gesù ci aiuta a scoprire il valore dell'anima e ci ricorda che nessuno, a parte te stesso, può distruggere la tua anima. Nessuno ha il potere di fare del male alla tua anima, nessun nemico, nessuna difficoltà, nessuna contrarietà. Ecco, perché avere queste paure paralizzanti, quando sai che la tua anima, che è la parte più importante, perché è vero, il corpo ha un suo valore, ma non ha un valore assoluto. L'anima ha il valore principale, perché l'anima, se rimane unita a Dio, attraverso questa unione ha il potere anche di far risorgere il corpo, quindi l'anima vuole bene anche al corpo nel modo giusto. Ecco, dobbiamo recuperare il valore delle cose eterne. E come facciamo a recuperarlo? Beh, intanto Gesù ci dice, con il terzo punto, non abbiate paura, che perfino i capelli del nostro capo sono tutti contati. Ecco, il Padre Celeste, il Padre Eterno. Per lui siamo figli e verso di noi ha una cura, una tenerezza proprio infinite. Anche il minimo dettaglio della nostra vita, del nostro corpo, per lui è importante ed è curato, è custodito. Quindi non è che perché ci succede una difficoltà, un problema, allora il Padre si è dimenticato di noi. No, ci sta seguendo. Ci sta seguendo passo per passo, millimetro per millimetro. E allora perché ci lascia affrontare queste difficoltà? Ci lascia affrontarle perché ci dà l'occasione di viverle nella fiducia. Potremmo viverle nella paura, potremmo viverle nell'angoscia, potremmo viverle difendendoci dagli altri e quindi trasformandoci in lupi a nostra volta, tirando fuori gli artigli. È vero, potremmo viverle così, ma possiamo viverle con la fiducia e questo cambierà tutto. Perché con la fiducia il Padre può trasmetterci il suo Spirito Santo, la potenza del suo amore, che non vuol dire che risolviamo i problemi, vuol dire che in quella situazione potremmo starci dentro con la fiducia, amando, volendo bene, come Gesù in croce, eh. Non è scomparsa la croce, ma lui c'è stato dentro vivendola con la fiducia, con l'amore. E questa è stata la vittoria. Noi siamo chiamati a questo tipo di vittoria. Ecco, pensiamoci, prima di scegliere di essere cristiani,
Dovremmo pensarci, è questo il cristianesimo. È questo essere come Gesù, essere di Gesù, appartenere a Gesù. Lo vogliamo veramente? Ecco allora, la finale è questa. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Vorrei collegarlo con l'inizio, quando diceva: vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, perché riconoscere Gesù significa riconoscere che lui è l'agnello e quindi anch'io rimango agnello davanti agli uomini. Invece rinnegare Gesù significa dimenticarsi che lui è l'agnello e diventare lupo. Perché i lupi cosa fanno? Fanno di tutto perché io diventi anch'io lupo. E quindi sarà come dire stacco il legame con Gesù, che mi unisce a lui e mi dà il dono della sua presenza. Ecco che è presenza di agnello che certamente prende su di sé il male del mondo, ma lo porta, lo solleva con l'amore ed è vittorioso. Vieni Gesù, riempimi di te, ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore, donami tutto te. E con te donami le tue virtù. Amami Gesù. Fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù. Grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono. Soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te e siamo una cosa sola. Amore e misericordia e miseria. Una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te, amore e misericordia. Fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi. Vi E col tuo spirito. spirito. benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Questa mattina il Vangelo ci parla della paura, però è della paura, quindi, come dire, non dobbiamo avere paura di quello che uccidono il corpo, ma dobbiamo avere paura soprattutto di quelli che uccidono l'anima. Quindi, secondo me dovremmo avere il pensiero, sì, di vivere la giornata, ma un pensiero orientato al futuro. Ma il pensiero orientato al futuro, fatto di fiducia che Dio, cioè se lui sa, anche addirittura quanti capelli che abbiamo in testa, anche attualmente che io ne ho persi tanti, ma lui sa tutto, quindi ci ha dato tutto. Quindi, se noi appunto abbiamo questa fiducia di vivere ogni giorno come fosse l'ultimo giorno, insomma, di vivere bene la nostra vita, e orientata appunto verso il futuro. Quindi ecco, non dico altro perché già ha detto tutto Don Massimo, qui lo ha fatto veramente molto bene, si capisce molto bene quello che ha detto. Vi Ti auguro auguro una una buona buona giornata, giornata. ciao a Ciao. tutti. Grazie Carlo. Grazie. Ah, vorrei dire un pensiero io. Riguardo a questo brano, per me significa che la vita è una scuola, Gesù è il nostro maestro e Dio ci ha mandato a fare gli studenti che dobbiamo imparare da Gesù. Noi dobbiamo copiare Gesù, ma non possiamo superarlo, al massimo possiamo provare a imitarlo. Bene, grazie Grazie Leonardo. Leonardo, hai detto in due poche parole una cosa molto grande. Allora questa mattina siamo qua con te, con Raffaele, con Carlo, la Donatella, con
con tua mamma, Leonardo, e possiamo dire che Don Massimo ci hai dato una profondità che sarebbe difficile cogliere se non ci fosse questa unione tra noi e la mattina. Svegliarsi la mattina non è facile, come abbiamo detto tante volte, prepararsi, svegliarsi prima, prepararsi al Vangelo. Si vorrebbe a volte dire, ma tutte le mattine fare queste cose è un impegno, eppure avviene una grazia mentre ci incontriamo e la sentono anche quelli che ci ascoltano e poi ci fanno sapere, una grazia enorme, perché è come se dedicassimo quasi un'ora di tempo ogni mattina a proprio ad ascoltare queste verità. Senza questo allenamento, come sarebbe possibile cambiare? Si potrebbe vivere, come hai detto te Carlo, la giornata senza arte né parte, diceva mia mamma, e vivere così nel mondo e stop. Invece, come hai detto te Carlo, con uno sguardo al futuro, vivere nel presente con uno sguardo al futuro, sapendo che il corpo, come hai detto te Don Massimo, è destinato ad andarsene, l'anima no, l'anima resta. E quando parli con questo qualcuno che magari non vuole saperne di queste verità, ti mette molto a disagio e ti dice, sì, ma con tutti i problemi che ci sono nella vita io non vedo Dio in tutto questo, perché allora permette tutte queste cose, e tenta di spiazzarti, come lo siamo stati noi nel passato quando non credevamo. E quindi ecco, qui dobbiamo stare attenti a non giudicare queste persone. Io ho un esempio molto pratico, contestavo mia mamma quando era troppo religiosa, quando era troppo devota, quando la vedevo vivere in maniera un po' antica la fede, no? Allora non gli dicevo su, ma la prendevo un po' in giro così bonariamente, no? Come vengo preso in giro adesso dai miei figli nella stessa maniera, quindi la ruota gira. E allora a un certo punto lei continuava, però non mi ascoltava, continuava nella sua fede, continuava tutti i giorni a recitare le sue preghiere, soprattutto negli ultimi 15 anni. Ecco, questo mi ha toccato, perché lei non si è fermata perché io la prendevo in giro in maniera buona, o perché gli dicevo, ma dai, ma non vedi che sei, mi sembri un po' retrograda, eccetera, eccetera, no? Così. E lei, vabbè, abbassava la testa e faceva lo stesso quello che doveva fare. Non si è fermata. Ecco, quello è quello che mi ha cambiato. Se io sono qua questa mattina, su ascoltare questo Vangelo ormai da un anno, è perché ricordo sempre che lei non ha cambiato la sua fede perché qualcuno le diceva, ma cosa fai Rosina? Cioè, con tutti i problemi che ci sono, cosa vai a fare queste cose? No, lei ha continuato. Ecco, questa perseveranza per me è stato un esempio veramente importantissimo che mi ha cambiato. Dopo però mi ha cambiato, non in quei 15 anni. Attenzione, mi ci sono voluti 15 anni perché io cambiassi. Quindi quando vediamo che le persone di fronte a noi non cambiano, non capiscono le cose che Gesù può darci, ricordiamoci quanta fatica abbiamo fatto noi a cambiare. Ricordiamoci quanto duri siamo stati noi. Tu, Donatella, ci hai dato diversi esempi di questo. E quindi non lamentiamoci perché gli altri non capiscono, perché noi siamo stati gli altri, noi siamo stati come loro, e quindi ci vuole invece la comprensione, la compassione e soprattutto la perseveranza. Fanno così e noi andiamo avanti lo stesso, non vogliono saperne del cielo e noi andiamo avanti lo stesso. E allora da me e da Raffaele buona giornata. Se posso dire una cosa, Claudio, ricollegandomi a te, ci sono tante persone che a me dicono, beh, ma insomma, con tutte le tue preghiere sei ridotta così, forse dovresti rivedere il tuo modo. Io non dico niente, non rispondo,
prego per loro. Perciò la cosa che voglio dire è: pregate per i vostri nemici e per chi ancora non ha trovato quella serenità nella preghiera, nonostante nella preghiera, nella fede, nonostante tutte le tribolazioni. Grazie. Grazie Donatella. Grazie Donatella, grazie ecco anche Claudio per la bellissima esempio, testimonianza, e anche tu Donatella e Leonardo e tutti voi. Se non c'è altro da aggiungere, ci salutiamo. Sì. Ecco, e buon weekend, ci sentiamo lunedì allora. Sì. Grazie. Lunedì alla stessa ora.